Buonasera a tutti. Allora, coloro che hanno inteso presiedere a questa conferenza stampa congiunta con i sindaci del territorio, i comitati, le associazioni, la rete difesa Franco Nistico e la cittadinanza. Era doveroso, come Movimento Le Lampare, intervenire questa sera sulla questione di scarica, una di rifiuti speciali non pericolosi, in località Case di Pipino, territorio di Scalacelli, per dimostrare anche l'attivismo di questo gruppo, l'attivismo ambientale. È la terza volta da quando questo tavolo permanente si è costituito. È un tavolo permanente voluto, cercato e creato, che si riunisce per affrontare la problematica della discarica. È uscito più volte e in maniera unanime e univoca il termine sinergia. Sinergia territoriale, la stessa sinergia, caro sindaco, che deve essere il motore trainante di questa lotta di civiltà. Questa che stiamo combattendo non deve essere, e lo si è capito, solo una lotta circoscritta magari ai singoli cittadini, a singoli comitati spontanei, a qualche sindaco direttamente interessato alla questione, ma deve essere, e questo tavolo ne è il sintomo più palese, una lotta comune, ampia e diffusa, da affrontare, come si è detto, severamente in sinergia. Dicendo no alla discarica di Scalacelli, sono molti gli scenari che si aprono. E lo scenario più importante forse è quello del futuro ecosostenibile. E come si arriva a un futuro ecosostenibile? Si arriva con un riciclo di rifiuti e con un progetto di raccolta differenziata serio che possa veramente minimizzare il conferimento di rifiuti in discarica. In altre località è stato già avviato questo discorso, paesi come Saracena e Rutigliano Docent. Però in altri contesti territoriali, a Calopezzati, per esempio, il coordinatore del SEL, ne può dare conferma, Fabio Pugliese, ha già avviato, ha stilato un progetto serio. Ebbene, io come segretario del Movimento dei Lampari rimango sempre più allibito quando qualcuno, magari anche per mezzo di stampa locale, dice che bisogna, strumentalizzi il fatto sulla questione rifiuti della stagione estiva, e la strumentalizza perché magari non conosce bene il progetto di raccolta differenziata che affascina molto il professore che l'ha formulato, Paul Connett. Io credo che questa discarica è una discarica che nasce come una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e quindi non possa, risolvere il problema a cui andiamo incontro. Questa conferenza stampa è stata indetta anche per rendere partecipe la cittadinanza di quanto accaduto il 29 febbraio in località Pipino, giorno in cui l'ARPACAL, e sottolineo Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria, organo super partes, si è recata all'impianto per effettuare il sopralluogo collaudo della discarica di Scalacelli speciale, veramente una discarica speciale in tutti i sensi, perché ormai sono sotto gli occhi di tutti gli illeciti che sono stati commessi. Da questo filmato che abbiamo potuto vedere, forse monco come lo addita qualcuno, ma certamente non mistificatore di realtà e verità, si evincono con una totale nitidità gli animi pacifici e i toni, perché no, indignati di chi era all'esterno dei muri perimetrali della discarica. E questo lo possono affermare anche i carabinieri che sono giunti sul posto, forse chiamati da chi era all'interno della discarica. Hanno potuto notare degli animi pacifici e dei toni tranquilli di chi era all'esterno di questo impianto. Ebbene, prendiamo quindi come Movimento dei Lampari, penso anche come tavolo sinergico che si è costituito permanente, le dovute distanze da quanto
è uscito in questi giorni sia sul web che su vari comunicati pubblicati sulla stampa locale e non. Io non ci credo, sindaco, e non credo c'è nemmeno che i presenti che erano lì, località Casepipino, non credo che un sindaco poteva essere, avrebbe potuto essere incline a uno sputo o essere promotore di disordini e disobbedienza civile. L'abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo, la diffamazione purtroppo è un'ammissione di colpevolezza. Di altro avviso invece erano gli animi e i toni di chi era all'interno dell'impianto, come è stato visto dalla proiezione di questa sequenza. La realtà dei fatti rimane una sola, purtroppo. L'ARPACAL, organo super partes, si è trovata a interloquire con i sindaci del territorio e in primis con il sindaco di Scalacelli, unico titolato ad entrare dall'interno dell'impianto. Ebbene, in questi giorni qualcuno ha lamentato in questa vicenda l'assenza dello Stato. Noi ci troviamo pienamente in sintonia e d'accordo con quanto affermato, ma ricordiamo a chi ne ha estrapolato un'interpretazione ad arte che i sindaci, e si può dire quello che si vuole, massima espressione dello Stato sul territorio, sono stati quasi linciati. Io non mi fermerei tanto sull'accaduto di giorno 29 perché è sempre importante informare, però quello che è successo, ma è ancora più importante focalizzare l'attenzione sul vero motivo per cui questo tavolo permanente è stato costituito, cioè quello di procedere, come è stato detto precedentemente, in atti politici, legali e amministrativi, come non lo so se i sindaci, come avevano affermato, quello della querela congiunta contro la ditta Bieco per quello che è successo giorno 29. Prendiamo anche atto di un'altra cosa, prendiamo atto del fatto che per arrivare ai cancelli della discarica abbiamo percorso una strada impervia, non percorribile tutto l'anno, una strada comunale e sottolineo comunale. Quindi, da quanto diceva anche il sindaco di Scalacelli, ci auspichiamo, visto l'appropriazione indebita di una porzione di particella di strada comunale, che il comune di Scalacelli, mi sa che già sta procedendo in questa direzione, possa tramite ordinanza ripristinare lo stato dei luoghi come era in principio, perché visto che si sta perpetrando anche un reato permanente e continuativo. Io penso che i presupposti per parlare non di sospensione ma di totale chiusura ci sono tutte. Ora sta a chi di competenza procedere in atti, come ho detto precedentemente, politici, amministrativi e legali. Era stato chiesto, sindaco, e concludo, dalle altre, di stilare un report a fine lavori di quando questo tavolo permanente si riunisce. Magari, diciamo, da oggi stiliamo un report per... A posto, vi ringrazio.